contenti di averlo qui, perché per noi è una festa poter celebrare la pubblicazione di un libro, in particolare un libro così carino e ispirante come questo, Yogananda, piccola storia del maestro. E non so chi di voi conosce questo maestro, Paramahansa Yogananda, qualcuno lo conosce, qualcuno... Allora, Yogananda è stato un grandissimo maestro spirituale che ha portato lo yoga in Occidente negli anni 20, quindi quando lo yoga non era ancora conosciuto, che ha svolto un ruolo fondamentale per diffondere lo yoga e la meditazione agli occidentali. E in particolare è conosciuto per il suo libro, che forse avete letto, Autobiografia di un yogi. Un libro che è stato pubblicato nel 1946 e comunque rimane ancora oggi uno dei libri spirituali più amati e più venduti in tutto il mondo, perché è un libro meraviglioso e vi consiglio tantissimo di leggerlo. Quindi Yogananda è stato una grande luce, una grande ispirazione per tantissime persone. E oggi sono molto contenta che Saggia sia qui con noi per parlare di questo maestro. Vi volevo presentare Saggia, che è il nostro direttore editoriale della nostra casa editrice, che è nata 12 anni fa, proprio per pubblicare i libri di Yogananda e del suo discepolo, di Swami Vivekananda. E Saggia ha curato la traduzione e anche proprio la revisione editoriale di tutti i libri, quindi la nostra cura, diciamo l'anima che sta dietro alla dedizione. Quindi se questi libri meravigliosi per noi sono disponibili in italiano, proprio grazie al suo lavoro dietro le quinte, quindi grazie di averci potuto leggere, permettere di leggere in italiano questi libri. E poi appunto dopo tanti anni di lavoro di traduzione, anche di meditare su questi insegnamenti, Saggia l'anno scorso ha sentito l'ispirazione di raccogliere, di ricercare le storie di Yogananda che erano sparse nei suoi scritti e nei suoi discorsi. Quindi lei molto pazientemente ha ricercato queste storie e ha creato questa raccolta che viene pubblicata per la prima volta non solo in Italia ma proprio in tutto il mondo. Quindi è brutta. Per cui veramente grazie di questo lavoro. Io vorrei lasciare la parola a lei perché ci farà entrare nella magia di questo libro che è diventato veramente un gioiellino. Sono 40 storie molto ispiranti, molto con una bellissima morale e per tutti, grandi bambini. Quindi vorrei che fosse proprio Saggia con lui in questo viaggio a scoprire questo piccolo gioiello che è nato grazie anche al suo bellissimo profondo ispirato lavoro. Grazie, benvenuta. Sentite? Sì. Per me è veramente una gioia presentare questo libro perché, come ha detto Nandini, l'ho fortemente desiderato perché amo Yogananda e amo il suo modo di raccontare. Yogananda, come ha detto Nandini, è stato un grande maestro. Per chi non lo conosce, lui è un maestro molto conosciuto in Occidente, molto amato in Occidente, più che in India. Era indiano, però la sua missione si è svolta in Occidente. È stato il primo grande maestro indiano a portare in Occidente, in America in particolare, gli insegnamenti dello yoga. Quando parliamo di yoga, insegnamento dello yoga, non intendiamo, come si intende oggi, solo quasi esclusivamente l'aspetto fisico, le posizioni, gli asana, ma yoga inteso come una filosofia di vita, un metodo di vita, uno stile di vita a 360 gradi. Quindi sia con gli aspetti filosofici più elevati, spirituali, il cammino della nostra anima verso il divino, quindi la realizzazione del nostro sé più alto, e sia con gli aspetti più pratici, proprio come vivere per essere più felici, come vivere meglio, come coltivare gli atteggiamenti migliori che ci fanno stare meglio. E tutto questo Yogananda ha saputo presentarlo agli occidentali in un modo meraviglioso, perché lui è stato un grandissimo conferenziere. Si vedono delle foto delle sue conferenze dove c'erano letteralmente migliaia di persone. Questo, come diceva Nandini, negli anni 20, 30, 40, quando in America nessuno conosceva, ma nemmeno la parola yoga. Il discepolo uno dei discepoli più avanzati, più intimi di Yogananda, che è Swami Kriyananda, che ha fondato anche le comunità Ananda, dove tra l'altro viviamo Nandini e io, dove ha sede Ananda Edizioni, quando è arrivato da Yogananda, lui ha detto che credeva che yoga fosse un tipo di yogurt. No, per noi oggi è normale, yoga, energia, karma, anche se non sappiamo esattamente cos'è, ma sono termini ormai del nostro vissuto comune, no? All'epoca no, non era così. Ma Yogananda aveva questa meravigliosa capacità di trasmettere questi insegnamenti senza farli sentire astrusi, benché
perché provenissero da una cultura molto diversa da quella dell'epoca in America, in Occidente, lui aveva proprio questa capacità di renderli universali, di renderli anche molto pratici. Quindi lui ha fatto queste incredibili conferenze con migliaia di persone, ha scritto alcuni libri elevatissimi, famosissimi, come l'autobiografia di uno yogi, come Sussurri dall'eternità, e poi lui ha creato, ancora negli anni 30-40, una serie di lezioni per corrispondenza. E queste lezioni venivano, e tuttora esistono, e vengono studiate dalle persone che vogliono proprio seguire il sentiero di Yogananda, imparare le tecniche del Kriya Yoga che lui ha portato. E in queste lezioni, sia nelle conferenze di Yogananda che in queste lezioni, Yogananda usava tantissimo le storie, proprio perché aveva questa componente anche molto pratica, molto concreta. Lui sentiva e sapeva che le storie sono un metodo meraviglioso per trasmettere, per esprimere i concetti più elevati in un modo che ci tocca da vicino, in un modo che noi ricordiamo, no? Sia bambini e sia gli adulti. E quindi in queste sue lezioni sono nascosti dei veri tesori. E queste lezioni non sono disponibili al grande pubblico, né nella lingua originale in cui Yogananda scriveva, cioè in inglese, né tantomeno in italiano. Quindi questo libro, come diceva Nandini, è un'anteprima mondiale. È la prima volta, benché Yogananda sia famosissimo già dagli anni 50, è la prima volta che queste storie sono state raccolte, quindi un vero tesoro. Sono 40 storie e, come dicevo prima, appunto, contengono sia gli insegnamenti più elevati di Yogananda, sia proprio dei consigli molto molto pratici. E la maggior parte di queste storie ha anche alla fine una morale che ha scritto proprio Yogananda. Quindi lui stesso ci guida, perché alcune di queste storie sono molto particolari. Poi ne racconterò una che eravamo anche indecise, Nandini e io, se introdurre nel libro, perché effettivamente è un po' stranina. Yogananda aveva un grande senso dell'umorismo. Credeva proprio in questa virtù, che è quella dell'innocenza infantile, no? Di questa non prendersi troppo sul serio, non essere troppo nella testa, troppo filosofici, cioè unire questa elevazione con anche un senso di leggerezza, un senso di divertimento, di gioia. Era molto gioioso. Swami Kriyananda, uno dei suoi discepoli di cui ho parlato prima, nella sua autobiografia racconta due episodi che ci fanno capire quanto Yogananda fosse umoristico, divertente, leggero, no? Racconta che una volta, proprio siccome Kriyananda era molto filosofico, serio, era molto giovane, aveva 23-24 anni, ma sempre molto nella testa, no? Con tanti dubbi, tante domande, e un giorno Yogananda dice: vieni, vieni, ti faccio vedere una cosa. Fa spegnere le luci della stanza dove erano, e Kriyananda sente che Yogananda armeggia in un sacchetto di carta, tira fuori qualcosa, e si vedono delle scintille colorate, luminose, ed era una pistola. È stata una delle primissime, immagino, all'epoca, pistola giocattolo. Ma poi Yogananda fa accendere la luce, un'altra pistola, e scende un omino con il paracadute. E Yogananda chiede a Kriyananda: ti piace? E Kriyananda rimane interdetto, dice: bello! Però lui ha capito proprio l'importanza di unire concetti più elevati anche alla leggerezza, all'umorismo, al divertimento. Questo libro è doppiamente una gioia per me, anche perché contiene queste illustrazioni meravigliose. Sono state fatte da una nostra cara amica, che non è solo un'amica, ma è una delle più famose illustratrici di libri per l'infanzia che abbiamo in Italia. Si chiama Nicoletta Bertelle, non so se l'avete mai sentita nominare. Ha fatto molti libri, lavora con le Edizioni San Paolo, col Corriere della Sera, con case editrici in tutto il mondo. E lei ha saputo, siccome è un'anima molto bella, molto profonda, veramente cogliere proprio la dolcezza, la bellezza di Yogananda. Ci sono in questo libro 6 tavole, questa è quella che è stata poi usata per la copertina, non so se le vedete, sono molto particolari. E all'inizio di ogni sezione in cui abbiamo diviso il libro, questa è veramente bellissima, ha saputo cogliere
l'essenza, c'è sempre Yogananda, perché abbiamo voluto che, come Yogananda che ci parla, Yogananda che ci racconta. Ce ne sono sei, molto molto belle, anche questa è carinissima, sugli atteggiamenti vincenti, cioè Yogananda che annaffia i fiori delle nostre qualità interiori. Anche questa è l'ultima del libro, che sembra quasi il piccolo principe, Yogananda che medita sul pianeta, nell'universo. E all'inizio anche di ogni capitolo ci sono dei piccoli motivi che riprendono proprio il tema. È stato, tra l'altro, queste sue illustrazioni sono state valorizzate dal nostro grafico bravissimo che si chiama Tejinder Scott Trill, molto, molto bravo. Quindi questo libro riassume e contiene la maggior parte degli insegnamenti essenziali di Yogananda, e abbiamo voluto proprio dividerlo in sezioni per dare un percorso tematico, unire queste storie in base a diversi temi. Ci sono tantissimi personaggi diversi, ogni storia ha dei personaggi particolari. Molti di questi personaggi sono animali, ci sono delle rane, c'è un serpente, c'è un toro volante molto simpatico, animali molto, molto saggi che ricordano un po' le favole di Esopo. Ci sono i classici elementi delle storie, i re e le regine, ci sono tanti banditi, non so perché, ma tante di queste storie hanno banditi. In realtà lui li usa, Yogananda, perché uno dei suoi messaggi principali era che per quanto peccati tu abbia commesso, per quanto tu sia caduto spiritualmente, puoi sempre, fino all'ultimo momento della tua vita, redimerti. Non esiste la condanna eterna, non esiste l'inferno eterno, no? C'è sempre, sempre la possibilità di migliorarsi, di salvarsi spiritualmente. Poi ci sono tanti santi e tanti asceti, perché benché queste storie siano universali, la loro ambientazione è tipicamente indiana. E in India, mentre da noi in Occidente i santi sono delle strane figure che rappresentiamo sugli altari, molto distanti da noi spesso, no? Con cui facciamo fatica a relazionarci, in India, perché non so se qualcuno di voi è stato a familiarità con l'India, i santi si incontrano per strada. È una cultura che fa della santità uno stato, diciamo, normale dell'essere, una possibilità per ognuno di noi. No? Yogananda diceva semplicemente, siete tutti santi, siamo tutti santi potenziali. No? Un santo è semplicemente un peccatore che non si è mai dato per vinto. Quindi è pieno di santi, di asceti, di yogi questo libro. E poi ci sono tante cose magiche. Una carota magica, cioè molto particolare, un albero dei desideri. E vi racconto adesso la storia dell'albero dei desideri, che viene proprio dalla mitologia anche indiana, si chiama in India Kaliana Kalpataru. È un albero, se tu ti siedi sotto questo albero puoi avere la realizzazione di tutti i tuoi desideri. Infatti la prima sezione di questo libro, e anche quella che ispira la copertina, questo è proprio il Kaliana Kalpataru, l'albero dei desideri, no? Con tutti i nostri desideri di ricchezza, di stabilità, di successo. E che cosa dicono gli insegnamenti che ha portato Yogananda? Non erano suoi personali, erano gli insegnamenti antichissimi dell'India, del Sanatana Dharma, la religione eterna. Dicono che più noi cerchiamo di appagare all'esterno i nostri desideri, e meno saremo soddisfatti. Perché sono sempre di più, no? Quando ne appaghi uno, subito se ne forma un altro, come Idra, potremmo dire che corrisponde un po' alla mitologia, al mito di Idra, no? Tagli una testa, appaghi il desiderio, subito ne spunta uno o addirittura due. E non solo, noi non siamo sufficientemente saggi spesso da desiderare le cose giuste, come questo signore della storia che è nella prima sezione, che aveva trovato nella giungla uno di questi alberi dei desideri, no? Quindi si siede sotto l'albero e dice: io voglio un bellissimo palazzo. Improvvisamente nella giungla si manifesta questo palazzo e lui comincia a girare per le stanze, dice: però il palazzo è vuoto, vorrei anche delle persone che lo popolino, che lo abitino. E il palazzo si riempie di bellissime persone,
comincia ad andare in giro, a guardare, ad ammirare tutti gli arredi, tutti i quadri, tutte le persone che ci sono in queste stanze, no? Finché arriva in una stanza un po' distante del palazzo, che è vuota, e lì c'è una finestra aperta. E lui cosa dice? Dice: mamma mia, però se qui adesso da questa finestra entrasse una tigre, sarebbe molto pericoloso, la tigre potrebbe mangiarmi. Però si è dimenticato che lui è seduto sotto l'albero dei desideri. E quindi tutto quello che lui dice si manifesta. Quindi cosa succede? Entra una tigre e lo mangia. E questo è molto, molto sottile, no? L'insegnamento che penso ormai conosciate, ce lo dice la fisica quantistica, ce lo dicono tutti i maestri. Tutto quello che desideriamo, tutto quello su cui noi ci concentriamo, prima o poi lo attiriamo dall'universo, compresa le nostre paure. Quindi questo, ad esempio, un esempio di come Yogananda, con una storia molto, molto leggera, trasmette e fa passare un concetto molto, molto, molto profondo. E infatti lui dà anche una morale, se vorrei leggervi, a questa storia. Eccolo qua. Yogananda dice: la morale di questa storia è che quando una persona ha ottenuto una mente forte grazie alla pratica della concentrazione, si troverà seduta sotto l'albero dei desideri della sua stessa energia concentrata nella spina dorsale. Dovrebbe quindi offrire tutti i suoi desideri, la sua comprensione e la sua volontà solo a Dio per ricevere da Lui l'appagamento che cerca. In questo libro si parla di Dio, perché Yogananda parlava proprio di Dio, ma Dio non come limitato a una religione, a una forma, al Dio dell'induismo piuttosto che il Dio dei cristiani. Dio è inteso come lo spirito universale, come la nostra potenzialità più elevata. Quindi si parla di Dio, ma è un libro estremamente universale. Tanto è vero che proprio Yogananda è venuto a portare questo messaggio di universalità. E lui diceva proprio sempre nelle sue conferenze, nelle sue lezioni: non sono venuto per portarvi un nuovo dogma, non sono venuto per convertirvi all'induismo, sono venuto per convertirvi al vostro potenziale più elevato, per portarvi le tecniche antiche dello yoga, della meditazione, con le quali voi potete, indipendentemente dalla religione o non religione che seguite, trovare la massima espressione di voi stessi. E c'è una storia, un'altra storia in questo libro, che esemplifica proprio questo concetto del non dogmatismo che Yogananda è venuto a rappresentare e che vuole trasmetterci. È la storia dei sei ragazzi ciechi e l'elefante. Forse qualcuno di voi la conosce, perché questa è una storia che appartiene a una tradizione piuttosto ampia, che ormai è abbastanza conosciuta. È la storia di un uomo che faceva il, come si può dire, il guidatore di elefanti, e aveva sei figli, tutti ciechi. E un giorno, come i tassisti lavano il taxi, lui doveva lavare l'elefante. E allora chiede ai suoi figli di lavare l'elefante per lui. E ogni figlio cieco lava una parte dell'elefante. Dopodiché i figli si confrontano tra di loro e dicono: ma allora ragazzi, che cos'è l'elefante? E quello che ha lavato solo le zampe dice: l'elefante sono quattro colonne che sostengono una tettoia, che sarebbe la pancia ovviamente dell'elefante, no? Quello che ha lavato la coda dice: ma sei matto? Ma assolutamente no, l'elefante è una fune che penzola dal cielo. E l'altro che ha lavato le orecchie dice: ma siete fuori? Ma cosa dite? L'elefante sono due grandi ventagli che si muovono nel vento. Quello che ha lavato la proboscide dice: ma l'elefante è una canna di bambù che scende dal cielo. Quello che ha lavato le zampe dice: ma no, ma sono due ossa. Quello che ha lavato i fianchi dice: ma sono due grandi pareti. E non si mettono d'accordo e cominciano a litigare. A quel punto il padre dice: fermi tutti, io sono l'unico che ha la visione globale dell'elefante, che ha la vista, che può vedere, e io vi dico che l'elefante è tutte queste cose messe insieme e nessuna di queste cose individualmente. Una bellissima morale. E Yogananda ne
nella morale, alla fine ogni storia, alla fine ha la sua morale, quasi ogni storia, dice: questa storia mostra magnificamente lo stato attuale delle religioni. Per la maggior parte, esse sono più o meno cieche e possiedono soltanto una conoscenza parziale dell'intero elefante della verità. È giunto il tempo in cui le persone potranno guarire la propria cecità interiore, risvegliando la saggezza cristica presente in loro, attraverso la meditazione, la fratellanza, la comprensione e la luce della loro stessa realizzazione del sé. Quando la cecità dell'ignoranza e del pregiudizio religioso sarà risanata dalla realizzazione di Dio, l'intero elefante della verità sarà percepito come l'essenza di tutte le religioni. Questo è proprio il messaggio di Yogananda, portare l'essenza di tutte le religioni. Allora le lotte interreligiose cesseranno ed esisterà un'unica chiesa, un'unica fratellanza, un'unica autostrada scientifica. E Yogananda diceva sempre: lo yoga è una scienza, provatelo, applicatelo nella vostra vita e vedrete i risultati. Non è un dogma. Quindi dice: un'unica autostrada scientifica di tutte le religioni e un unico tempio della verità comunque. Quindi di nuovo una storia molto leggera, molto piacevole per esprimere un concetto profondissimo, universale e anche molto molto attuale. Tra l'altro Yogananda era un incredibile scrittore, proprio un poeta. Se voi avete familiarità o avrete familiarità con il suo libro Sussurri dall'Eternità, che è un libro proprio di poesie, lui ha un uso del linguaggio meraviglioso, pur non essendo madrelingua inglese, ma era un maestro, quindi aveva la capacità di sintonizzarsi proprio con le sfumature più profonde di qualsiasi lingua. E qui ci sono veramente delle perle, anche proprio di uso del linguaggio, delle perle di umorismo. Volevo condividerne alcune con voi. In un'altra storia bellissima, sempre della categoria dei desideri non vi fanno felici, quindi la trappola dei desideri, è la storia di, si intitola Tutto per un pezzo di stoffa, tutto per uno straccio, tutto per un pezzo di stoffa. È la storia di un uomo che vive in un ashram, vive in un luogo dove si fa la vita spirituale, una vita monastica, ma a un certo punto si stufa perché dice: ma io non sono venuto qui per lavorare tutto il giorno, per fare servizio, io sono venuto qui per meditare, per stare tranquillo, per rilassarmi. E il suo maestro, il suo guru, cerca di dirgli: ma no, guarda che tu non sei pronto per fare solo meditazione, solo contemplazione, hai ancora bisogno di fare delle cose pratiche. Ma lui, molto sicuro di sé, lascia l'eremitaggio e se ne va nella foresta. Cosa succede? Lui porta con sé solamente una ciotola per le elemosine e due, sapete in India che si usano quei pezzi di stoffa solamente, no? Siccome fa caldo, non servono vestiti, un pezzo di stoffa con cui si cinge i fianchi e un altro che gli serve. La mattina dopo si sveglia e scopre che un topolino ha rosicchiato il suo secondo pezzo di stoffa. E allora comincia a dire: mamma mia, ma qui va a finire male questa cosa, sono molto preoccupato, angosciato. E in quel momento passa di là un abitante del villaggio vicino e gli dice: ma guarda, la soluzione è semplice, prenditi un gatto. Benissimo, va bene, mi prendo un gatto. Però il gatto ha bisogno di mangiare il latte, di bere il latte. Allora di nuovo questo uomo, questo eremita, dice: adesso come faccio? Va bene, andrò al villaggio a vendicare, mi farò dare il latte per il gatto. E così va avanti per un po'. Ma a un certo punto gli abitanti del villaggio dicono: ma insomma, non è possibile che noi ogni giorno dobbiamo darti il latte per il tuo gatto. Prenditi una mucca, ti diamo una mucca, così almeno ti arrangi. Però la mucca di che cosa ha bisogno? Di erba, di fieno, comunque ha bisogno anche lei di cibo. E quindi lui ogni giorno va dai contadini, dagli abitanti del villaggio per farsi dare il foraggio per la mucca, e la mucca comincia a pascolare nei campi di tutti gli abitanti del villaggio facendo dei disastri. Anche gli abitanti gli dicono: senti, guarda, ti regaliamo un campo così ci metti la tua mucca e noi stiamo tranquilli. Però il campo di che cosa ha bisogno? Di essere coltivato. E allora lui cosa fa? Astutamente chiama tutti i bambini, i figli degli abitanti del villaggio a lavorare gratis per lui.
questo punto gli abitanti del villaggio dicono: guarda, così non va bene, i nostri figli devono coltivare i nostri campi, prendete una moglie, fai dei figli. E così lui, da che voleva fare l'eremita, da che la vita addirittura nel monastero, nell'ashram, gli sembrava troppo complessa, si ritrova con un dato, una mucca, un campo, sul punto di sposarsi e di avere dei bambini, finché arriva il suo maestro a prenderlo per le orecchie e a riportarlo sulla strada che lui stesso aveva scelto. La frase umoristica da questo libro che volevo condividere, da questa storia che volevo condividere con voi, la frase proprio bella, dice: il giorno seguente, quando lui è sul punto di comprare il gatto, no? Il giorno seguente il solitario Rama, che era il nome di questo discepolo, aggiunse ai suoi averi un gatto persiano dal lungo pelo. Così il problema del pezzo di stoffa fu risolto, perché il topo non voleva certo rischiare di incontrare il dio felino della morte solo per un pezzetto di stoffa incartato e colorito. Vedete queste chicche, il dio felino della morte. Questo libro è pieno di tocchi di questo genere, no? Molto sottili, molto 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 umoristici. Un altro bellissimo, molto poetico, un'altra storia, dice: un mattino, mentre le moribonde gocce di rugiada si accomiatavano singhiozzando dai fili d'erba con un ultimo addio, il santo rifletteva sulle gioie della meditazione appena conclusa. Le moribonde gocce di rugiada si accomiatavano singhiozzando dai fili d'erba con un ultimo addio. Sono dei tocchi veramente da maestro, no? In tutti i sensi. Quindi, altre storie di questo libro, molto belle. Una famosissima è quella delle due rane e il secchio di latte. Una delle perle, diciamo, di Yogananda, è uno degli insegnamenti cardine del suo sentiero, che è quello dell'importanza della forza di volontà. Questo è un insegnamento fondamentale di Yogananda, cioè la forza di volontà è lo strumento che ci fa ottenere tutto quello che vogliamo nella vita, no? Se noi possiamo avere i maggiori talenti, con le più grandi risorse, ma senza la volontà di applicarci, di farli fruttare, di farli crescere, non raggiungeremo mai il successo e la felicità, né i traguardi spirituali che ci prefiggiamo. E questa storia ve la vorrei leggere, se volete, direttamente con le parole di Yogananda. È breve, è la più breve del libro. Yogananda racconta: una rana grande e una rana piccola caddero in un secchio di latte. Nuotarono e nuotarono per ore, cercando di uscirne, ma invano, perché le pareti del secchio erano lisce e scivolose. La rana grande, esausta, gemette: sorella ranocchietta, io mi arrendo e mi sdraio ad aspettare la morte. La rana piccola pensò tra sé e sé: arrendersi significa morire, quindi continuerò a nuotare. Trascorsero due ore e la piccola rana aveva le zampette così stanche che pensava di non farcela più. Ma guardando la rana morta, scosse la testa e ripeté: arrendersi significa morire, quindi continuerò a scalciare fino alla morte, se questo è il mio destino. Non smetterò di provare, perché finché c'è vita, c'è speranza. Così, ebbra di determinazione, la piccola rana continuò ad agitare le zampette. Dopo un po', mentre si sentiva ormai quasi paralizzata e senza speranza, all'improvviso sentì sotto di sé qualcosa di solido. Con grande gioia vide che il latte, addensatosi per il movimento incessante delle sue zampe, si era trasformato in un grosso pezzo di burro. Felice oltre ogni dire, la piccola rana saltò fuori dal secchio di latte verso la libertà. E Yogananda dice nella sua morale: questa storia ci ricorda che tutti noi ci troviamo nel secchio scivoloso della vita, mentre cerchiamo di uscire dai nostri guai e dalle nostre disarmonie, proprio come le due rane. La maggior parte delle persone si arrende e fallisce come la rana grande, ma per avere successo dobbiamo imparare a perseverare nei nostri sforzi, come la rana piccola. In questo modo, grazie alla nostra forza di volontà divina,
faremo addensare un'opportunità e potremo saltare fuori dal secchio del fallimento sulla riva dell'eterno successo. Non arrendersi significa sviluppare la forza di volontà e riuscire in ogni impresa. Fernando era sempre molto positivo. Una delle sue affermazioni più forti, più semplici ma più forti, era: io posso. Se tu provi ogni giorno, invece di dire non ce la faccio, ma è troppo lontano, ma è troppo grande, ma è troppo difficile, a ripetere costantemente davanti a ogni sfida: io posso, mi impegno, agito le mie zampette, ce la farò, no? Un po' alla volta, come dice Yogananda, addenserò le opportunità con la mia determinazione, con la mia forza di volontà. Quindi lui era veramente è stato un maestro che ha portato un grande messaggio di entusiasmo, di speranza. Quando ascoltiamo, e sono disponibili non molte ma alcune registrazioni delle conferenze che faceva Yogananda, una voce, no, non lo vede, non abbiamo qui una, questa è piccola, non la vedete, ma sembra molto dolce, molto, perché era anche molto dolce, molto materno, anche molto femminile, no? A volte noi teniamo magari nel portafoglio la foto di Yogananda e ci chiedono: è tua nonna? Perché ha questa bella energia morbida, no? Ma quando senti la sua voce, boh, proprio un tuono di potere divino, no? Lui entrava quando faceva le conferenze, aveva i capelli lunghi, la veste arancione, entrava con i capelli sbrazzanti e diceva: come state tutti? E se le persone non rispondevano convinte: testo è pronto, lui non cominciava, perché diceva: senza questa volontà, senza questa energia, è inutile ascoltare le verità divine, perché ci entreranno da un orecchio e usciranno dall'altro. È la nostra volontà che fa addensare l'etere, che fa addensare le nostre opportunità. Allora, volete ascoltare ancora qualche storia? Ok. Questa è molto particolare. Ah, volevo raccontarvi quella particolare che abbiamo detto con Nandini, ma la inseriamo o non la inseriamo? Allora, parla di un bandito, questi famosi banditi che popolano diverse storie di questo libro. Si vede che in India veramente era un problema molto sentito. Allora, c'era un bandito particolarmente malvagio, ne faceva di tutti i colori, delle nefandezze proprio incredibili, però un giorno involontariamente compie una buona azione. Lui sta andando in un villaggio per metterlo a ferro e fuoco, saccheggiarlo, eccetera eccetera, e mentre si avvicina a questo villaggio trova una grandissima pozzanghera dove qualcuno aveva messo dei mattoni in modo che le persone potessero camminare senza dover entrare nel fango. Il suo primo pensiero malvagio, dopo aver attraversato la pozzanghera, è: adesso tolgo i mattoni, così la prossima persona che viene ci deve entrare dentro fino al ginocchio. E poi pensa: però io poi quando scappo dal villaggio devo ripassare di qua, quindi magari li tolgo dopo i mattoni, intanto li lascio. Proprio malvagio e opportunista fino al midollo. Nel frattempo, mentre lui è al villaggio a fare le sue nefandezze, arrivano dei santi che, molto contenti, utilizzano i mattoni per passare dall'altra parte di questa enorme pozzanghera. Quando poi il bandito muore dopo alcuni anni e arriva all'inferno, ci sono i due angeli classici, no, che lo attendono. L'angelo che ha tenuto il registro di tutte le sue, i suoi gesti empi, e non sa più neanche dove leggere, non aveva neanche più lo spazio per appuntare niente da quante ne aveva fatte, e l'angelo invece che aveva il compito di appuntare, di segnare tutte le azioni virtuose che lui aveva fatto. Quest'angelo comincia a guardare, guarda, non trova niente, finché proprio nascosto trova questa azione buona e volontaria che lui aveva fatto. E questo è il bellissimo messaggio di Yogananda, no? Non importa, basta anche un momento di redenzione della tua vita e non è perduto. Questo momento ti può dare l'opportunità di risorgere, no? di rigenerarti spiritualmente. Infatti a questo bandito viene data l'opportunità di scegliere 2 ore di libertà, lui ha a disposizione, grazie a questa minima involontaria buona azione, 2 ore. Lui può trascorrere a piacimento o nel paradiso o nell'inferno. E lui, siccome è proprio cattivone, dice: guarda,
io mi va bene di stare qui nell'inferno, mi voglio divertire per 2 ore, datemi un toro volante. E c'è un disegnino di questa storia, se comprerete il libro vedrete, questo disegno meraviglioso che ha fatto Nicoletta Bertelli di questo toro volante, stupendo. Allora il bandito sale sul toro volante e comincia a dare la caccia a tutti i demoni che poi chiamano in soccorso gli angeli, insomma il putiferio, si scatena il putiferio dappertutto. E voglio leggervi proprio questa ultima parte, molto bella, molto ispirante, dove lui alla fine con il toro arriva ai cancelli del paradiso, a forza di inseguire tutti gli angeli, arriva ai cancelli del paradiso. Il toro oltrepassò la porta del paradiso all'inseguimento degli angeli in fuga. Il paradiso era sotto sopra. Alla fine, proprio quando gli angeli e il bandito a cavallo del toro volante giunsero davanti al trono d'oro di Sua Maestà, Dio, le 2 ore finirono e il toro interruppe improvvisamente i suoi empi tentativi di incornare gli angeli per ordine dell'anima del bandito. Gli angeli ripiegarono le ali e si riposarono, me li immagino, sfiniti, no? Il guardiano del paradiso e dell'inferno, però, si avvicinò all'inerme bandito ed esclamò: «Perfino in quest'altro mondo hai voluto comportarti in modo malvagio. Faremo fare gli straordinari a te e al tuo toro volante nella parte peggiore dell'inferno. Non meriti il paradiso». Questo è divertentissimo, faremo fare gli straordinari, dice Giuliano. In un tratto però tutti si fecero immobili nell'udire la voce del Padre Celeste che diceva: «No, non getterete il malvagio bandito e il toro nell'inferno, perché sono già liberi, avendo raggiunto il paradiso. Se qualcuno arriva qui, anche solo per un minuscolo atto di bontà, non tornerà mai più nell'inferno». Che bello, eh? E Yogananda aggiunge: «Caro amico, questa strana storia», si rendeva conto anche lui che era un po' strana, «ha lo scopo di aiutarti a ricordare che a prescindere da ciò che sei stato in passato, se non commetterai più peccati e coltiverai anche solo un po' di bontà, questa potrà essere per te la porta d'accesso al paradiso dell'eterna libertà e beatitudine. Smetti di rimuginare sulla distanza che ti separa dalla verità, ma incamminati piuttosto verso di essa, facendo ogni giorno qualcosa di buono. Raggiungerai così la tua meta». Quindi vedete contemporaneamente l'umorismo di Yogananda, l'elevatezza, un po' l'ispirazione di questo messaggio e la praticità, no? Fai ogni giorno semplicemente qualcosa di buono, no? Non pensare tanto troppo lontano, comincia da dove sei, fai un piccolo passo, fai quello che puoi, niente è sprecato, tutto ti può avvicinare a Dio. Un'ultima storia vorrei condividere con voi, molto molto bella anche questa. Anzi due, ce la facciamo secondo me. Una, la devota che non riuscì a trovare un nascondiglio. C'era un uomo molto ricco che voleva diventare discepolo di un maestro, ma non con intenzioni pure, solamente per farsi vedere bravo agli occhi della collettività. E quindi lui si reca da questo maestro con il suo servitore, con la moglie, e chiedendo di diventare discepolo. Il maestro dice: «Guarda, tu puoi diventare mio discepolo, tutti voi, se supererete questa prova. Io do 2 banane a ognuno di voi e voi dovete andarle a mangiare in un luogo dove non vi veda nessuno». E il ricco e il servitore, i 2 servitori, tornano dopo poco dicendo: «Noi l'abbiamo fatto, abbiamo trovato il luogo». E il maestro dice: mi sembra molto strano che non vi abbia visto nessuno, siete proprio sicuri? Comunque aspettiamo che torni anche la moglie». A un certo punto arriva la moglie. Sentite la bellezza di questo brano. «Infine, al calare della sera, giunse l'umile moglie del ricco. Esausta e sconsolata, depose le sue banane ai piedi del santo e gli disse: "Venerabile santo, sono desolata di non aver superato la vostra prova, ma per tutto il giorno ho cercato invano un luogo segreto dove poter mangiare le banane. In stanze appartate, in giardini selvaggi abbandonati dall'uomo, in valli profonde, in foreste, in dirupi e in oscure grotte montane,
perfino nel tempio segreto della mia mente. Quando mi sono recata nei campi sconfinati, ho visto un essere silenzioso farmi cenno con il capo dai fili d'erba. Nei giardini di fiori selvaggi, qualcuno mi ha sorriso dalle labbra socchiuse dei petali, schernendo i miei futili tentativi di trovare un luogo solitario. Nelle valli e nei dirupi ho visto muoversi un lungo collo roccioso e ho compreso di essere osservata. Infine, disperata, mi sono rifugiata in oscure grotte montane, ma ho percepito anche lì un'invisibile presenza. Mi è sembrato di udire delle risa e la voce di qualcuno che diceva: «Sono la luce che risplende perfino nella più fitta oscurità e nel più profondo grembo della montagna». Ho ignorato quella voce e ho cercato di mangiare le banane, ma un fremito ha attraversato l'oscurità, gettando un raggio di luce sul frutto che tenevo in mano. Ho chiuso gli occhi, risoluta a mangiare le banane, senza prestare attenzione alla luce che le illuminava. Ma all'improvviso tutti i miei pensieri, risvegliatisi nel buio tempo della mia mente, hanno iniziato a rimproverarmi, quasi volessero dirmi: «Non puoi mangiare le banane da sola. Tutti noi ti stiamo guardando, e anche il nostro Padre Supremo, che ci ha creati ed è sempre invisibilmente con noi, è intento a osservarti con il suo vigile sguardo, per evitare che tu ti illuda di poter trovare un luogo in cui lui non vive, un luogo libero dal suo sguardo onnipresente, un luogo per poter mangiare in segreto le tue banane». Molto bello, particolare. Ok, finiamo con un'ultima storia, che è proprio l'ultima del libro. I due ciechi che cercavano la ricchezza. Parla di un re, Akbar il Grande, che è un personaggio storico realmente esistito. E il Grande dice: «Un giorno, mentre il corteo reale stava attraversando il viale principale della città, il sovrano notò due ciechi, seduti a circa una ventina di metri l'uno dall'altro, che chiedevano a gran voce la carità. Il primo cieco urlava: "Solo colui che riceverà la carità del re diventerà ricco!" Il secondo cieco gridava: "Solo colui che riceverà la carità di Dio diventerà ricco!" Ogni volta che passava con il corteo reale per quella strada, il re udiva quelle suppliche indirizzate a lui e a Dio. Alla fine, lusingato dalle parole del primo cieco, il re ordinò di riempire una grossa pagnotta con dell'oro massiccio. Regalò poi la pagnotta al primo cieco e ignorò completamente il secondo, che era convinto che soltanto Dio potesse arricchirlo. Il re partì per una battuta di caccia e si assentò per diverse settimane. Quando ripassò dal viale, si avvicinò al primo cieco, al quale aveva regalato la pagnotta. Sentendolo ancora gridare: "Solo colui che riceverà la carità del re diventerà ricco", il re gli domandò: "Che cosa ne hai fatto della pagnotta che ti ho dato?" Il cieco rispose: "Vostra Altezza, la pagnotta era troppo grossa e pesante. Probabilmente non era stata cotta bene. Così l'ho venduta all'altro cieco per 10 centesimi. Mi hanno fatto molto piacere quei 10 centesimi. Del secondo cieco per strada non c'era più traccia. Dopo aver chiesto in giro, Akbar scoprì che il mendicante aveva dato la pagnotta alla moglie. La donna l'aveva tagliata in due e aveva trovato l'oro con cui avevano comprato una casa. Dopo aver appreso la notizia, con profonda umiltà interiore, ma esteriormente adirato, il re rimproverò il primo cieco, dicendogli: "Sciocco, hai dato la mia pagnotta piena d'oro al tuo amico, che confidava in Dio e non in me, per diventare ricco. D'ora in poi cambia il tuo motto e urla come lui: "Solo colui che riceverà la carità di Dio diventerà ricco." E la morale di Yogananda sembra fatta proprio per il nostro tempo. Lui l'ha scritta nel 1934, durante la Grande Depressione in America, e Yogananda dice: "La morale di questa storia è meravigliosa. Oggi milioni di persone pensano che la ricchezza provenga dalle banche, dalle fabbriche, dal lavoro e dall'abilità personale. Questa Grande Depressione ha dimostrato che persino l'America, il paese più prospero della Terra, sta morendo di fame. Se il paese più ricco del mondo, senza che si sia verificata alcuna catastrofe nazionale, può piombare all'improvviso nella povertà, ciò
ciò significa che le nostre vite fisiche, mentali, spirituali e finanziarie sono governate da leggi divine. Prega con sincerità. Padre, dacci la tua benedizione affinché possiamo sempre ricordarci di te e non dimenticare mai che tutte le cose fluiscono da te. Quindi, è un libro che vi consiglio, è un fantastico regalo di Natale e come vedete è un libro per adulti, ma i contenuti possono essere benissimo condivisi anche con i bambini e dovrebbero essere condivisi con i bambini proprio per creare una nuova coscienza. Quindi se volete questo libro, gli altri, il nostro catalogo trovate qui fuori e anche sotto al nostro stand. Grazie dell'opportunità di condividere queste storie con voi. Canta storie, perché era bellissimo ascoltare. È bello, proprio, era molto ispirante, ci ha regalato proprio un momento di poesia e anche Yogananda. Come vedete lui ha questa meravigliosa capacità di portare l'umorismo, la leggerezza, la magia in un tempo anche così difficile come questo, no? Quindi queste storie sono proprio dei fiori, dei gioiellini che possono arricchire la nostra vita. Per quello sono molto felice, siamo molto felici di pubblicare questo libro anche in questo momento, quindi il nostro così consiglio è proprio di leggerle anche a caso, di raccogliere la morale che è giusta per voi in un certo momento, di condividerle con i figli, veramente possono portare questa magia e questa leggerezza. Quindi Yogananda è un grandissimo maestro e sicuramente anche leggere queste sue piccole gemme, piccole storie porterà tante benedizioni alle nostre vite. Quello che vi auguriamo è anche un bellissimo Natale con i libri e con tanta ispirazione.